esperta in cosplay making, modella. E dico, ha vinto diversi premi, Mimi Mango 2012, Mimi Comics 2014, e le sue creazioni soprattutto sono arrivate nelle riviste cosplay. Il prossimo giudice che vi presentiamo oggi è una persona veramente, veramente poliedrica. Questo significa che lui riesce a fare ben tre cose, le fa tutte e tre in maniera esemplare. Il suo nome è Valerio Grutta e lui, niente poco di meno che, è un ballerino, un cosplayer ed uno stilista. Prego. Un applauso per Valerio. Buonasera, l'ultimo dei nostri giurati, che in realtà è anche co-organizzatore di questo evento dell'Eto Comics 2015, il primo evento qui alle Doiani. Lui si chiama Salvatore Ratone. Prego, vieni qui sul palco. Raggiungici. Fate un applauso, applauso d'ingresso. Salvo. Facciamo un applauso d'ingresso. Allora, Salvo, anche per te, tu sei un cosplayer. Interpreteranno Ushina e Minato di Naruto. Un applauso, non andate via. Il secondo concorrente al cosplay è una ragazza, il suo nome è Melita Elisa ed interpreta un personaggio che normalmente siamo abituati a vedere nei panni di un ragazzo. In realtà lei porta una versione femminile di Selfantomai dall'anime e manga Kuroshitsuji Black Platter. Un applauso. E maravigna Lemuel che porta Red dei Pokémon. Un applauso. Red dei Pokémon. Se usciva Pikachu era un problema. Era un problema anche perché siamo vicini Pikachu, all'acqua. Io avrei Pikachu. Dato. Sì, avremmo lanciato Pikachu nel mare, non Pikachu. È vero. Lui si chiama Lucas Ratone ed interpreta Baby Batman. Grazie. Cerolo che interpreta Rosalind di Disney 2. Abbiamo spazio di porre le domande. Abbiamo
abbiamo la nostra partecipante che si chiama Mae Sebastian. Le interpreta Lady Isabel da Saint Seiya. Prego. Cosplay. Francesca Iemolo interpreta Madame Rind di Black Platter. Un applauso. A me mi ha colpito che mentre... È una ragazza, salirà su questo palco Ilaria Mangiafrida, che interpreta il personaggio di Sona dei Pentakill direttamente da League of Legends. Grazie. Un applauso pure perché sinceramente non ho sentito nemmeno l'audio. Prossima cosplay è Giada in... Ah no! Non è vero proprio per niente, questo presentatore è fasullo, okay. Lo dico. Scusa, non sei un personaggio. Io non sono un personaggio, non io è sono vero. Il presentatore. Non è vero. Il presentatore. A me quando mi ha detto presenterai con Giada, Giada chi? Giada da Cream Fall Fox. Allora, questo si chiama speculare sul mio nome di Facebook. Scusatemi, mi sembra giusto. Quindi il non accettate come non Giada. Va bene, lui va bene, andiamo avanti, dai, non perdiamo tempo. A me è un personaggio che piace parecchio. Ed è Mattia Gullino che interpreta Buggy the Clown One Piece. Applauso, dai, riscaldiamo l'ambiente, fa freddo. La prossima concorrente interpreterà il ruolo di un altro cartone che probabilmente in molti conoscerete. Il personaggio che le interpreta si chiama Lamu, i suoi capelli sicuramente li ricordiamo tutti, il suo vestitino tigrato pure. Lei si chiama Diana Arcidiacono e tra pochissimo si esibirà su per noi sul palco. Aspettate un attimo perché devo darle il microfono. Un applauso, grazie. Un applauso. Sigue mara mara.
si è dario itibabu. Un applauso, c'è il grasso del microfono, un applauso. Non ha finito. Fai la mudai.